abbastanza bello, ma continua a volere il giocattolo, che sarebbe appunto la vita. Quindi il problema del gioco, diciamo, sta in questo, che si tratta di estinguere la volontà di vivere, non la vita. Chi estingue la vita, o uccidendo qualcuno o uccidendo se stesso, lo fa per un atto affermativo della volontà di vivere. Invece bisogna arrivare alla non volontà, alla non volontà di vivere, con quel percorso che abbiamo detto. Sì, è importante che sia sottolineato. Dice Schopenhauer nel suo testo che non c'è. Non c'è alcuna ragione di preferire l'altro a noi stessi. Cioè, lui non ammette sentimenti come l'amore, l'affetto. Cioè, almeno ho capito questo. Non ammette alcun tipo di sentimento. Più o meno ho capito, però se mi riformulo la domanda. Schopenhauer non ammette sentimenti quali l'amore e l'affetto verso gli altri, perché lui dice che non c'è ragione di preferire l'altro a noi stessi. No, dunque, allora rispondo in due modi. Uno è un po' antipatico, insomma, sinceramente. Cioè, Schopenhauer ha pubblicato proprio un libro a parte sulla sessualità, in cui sostiene che la sessualità è un inganno, cioè è un modo per congiungere uomo e donna in funzione della nuova generazione, cioè è un inganno della natura che si diverte a prendersi una buona parte dell'esistenza delle persone per poter continuare la vita della specie. Quindi esiste solo la vita della specie e non la vita degli individui. Quindi i rapporti tra uomo e donna, che sono quelli in cui centralmente poi si sviluppa la vita dell'affetto, sono pure i rapporti tra madre e figlio, eccetera, sono semplicemente una strategia malefica della natura per far continuare la specie, alle spese dell'individuo. Quindi purtroppo non ci sta nessun sentimento. Però nel terzo stato della emancipazione, della liberazione, c'è la compassione. Ora, pure della compassione si potrebbe dire che però non è un sentimento positivo, cioè si tratta di, come dice la parola, compassione. Passione viene da pasco, che significa soffrire in greco, come sapete, significa avvertire le stesse sofferenze degli altri. Quindi si potrebbe dire che in Schopenhauer non ci sta un elemento sentimentale di congiungimento con l'altro, perché il congiungimento con l'altro o è sessuale, ma è un fatto puramente riguardante la specie, oppure è la compassione, ma la compassione non è un sentimento positivo, cioè lo slancio verso l'altro, è semplicemente avvertire le stesse sofferenze dell'altro. Quindi è una filosofia, in fondo, pessimistica, è una filosofia pure della solitudine dell'uomo, perché l'uomo è, da una parte, illusoriamente un individuo e rimane chiuso in questa individualità fino a quando non riesce a arrivare, se ci arriva, alla voluntas. Siamo a una grossa distanza da Leopardi, perché il Leopardi confonde l'illusione della comunicazione, basta pensare alla ginestra, l'illusione della socialità, della presenza dell'altro, rimangono in fondo fino alla fine. Differenza dall'ateismo che utilizza Schopenhauer.
No, guarda, la domanda è interessante, però non è che si può dire che ci sia una forte distanza, anzi Schopenhauer non a caso si riesce a appropriare di tutti questi concetti della filosofia indiana, perché guardate che pure oggi ci sta, come sapete, un avvicinamento tra il buddismo e il cristianesimo, ma quelli sono fatti possibili perché per certi aspetti, naturalmente il discorso è complesso, il cristianesimo c'ha anche una tendenza a dire che questo mondo è un mondo illusorio, un mondo fittizio, il vero mondo è quello dell'aldilà, che però viene visto in positivo. Il buddismo pure dice che questo mondo è un mondo illusorio, siamo prigionieri, siamo storditi dal velo di Maya, bisogna lacerare il velo di Maya, bisogna rinunciare al mondo. Però il problema è questo, che la rinuncia al mondo del cristiano è in nome di Dio e della vita nell'aldilà, quindi è una rinuncia per qualcosa di più positivo. Invece, in qualche modo, è stato detto, semplificando, che l'Atman, il Dio del buddismo, coincide col soffio universale, cioè praticamente coincide con nulla, con l'annullamento di se stessi, però appunto un tratto in comune ce l'hanno, cioè la rinuncia al mondo. Quindi Schopenhauer è il primo che vede una via di ravvicinamento tra Occidente e Oriente, ma che non è una via, diciamo, come dire, arbitraria, perché ci sta un tratto in comune che consiste in questa tendenza alla rinuncia in qualche modo. Anche se questa rinuncia, diciamo in due parole, per il cristiano è una rinuncia per Dio, cioè per l'essere supremo, per una realtà più piena, mentre invece per il buddista è una rinuncia per abbracciare la nullità del tutto, il niente. Naturalmente è molto scarato. Io so che per discrezione la professoressa francese ha avuto 4 domande ai suoi studenti, ne ha fatte 2 per lasciare spazio a te, però forse le altre 2 le possiamo sentire. Sì. Però ad alcune ha comunque già risposto. Comunque, la terza dice: perché Schopenhauer dà maggiore importanza all'ascesi, che è solo un'esperienza individuale, e non alla pietà, che invece costituisce un momento di superamento dell'egoismo e dell'individualismo? E poi la quarta è un po' più complicata: in che senso la volontà di Schopenhauer è cieca e irrazionale? Se nella realtà invece c'è comunque uno scopo continuo di perpetuare l'esistenza e quindi di fare comunque in modo che tutto debba andare in un modo e non in un altro. No, grazie, queste sono sempre domande intelligenti, congratulazioni ai suoi studenti. Dunque, effettivamente, appunto, ascesi viene da un alfa privativo, come non utas viene da non negativo, cioè il Schopenhauer si avvia il processo di distacco dal mondo, di rinuncia, eccetera, eccetera, per cui appunto non ci sono sentimenti di trasporto, di comunicazione verso altri, di socialità, ci sta semplicemente una tendenza alla rinuncia, a dire no, a mettere tra parentesi, quindi effettivamente c'è l'ascesi e non la pietà, perché appunto la pietas significa il riferimento a qualche cosa che ha più valore di noi stessi, mentre invece qua non solo non c'è niente che abbia valore più di noi stessi, ma noi dobbiamo rinunciare anche a noi stessi. Per quanto riguarda la cieca volontà di vivere, è cieca perché in qualche modo, come si direbbe nel linguaggio della logica di oggi, è autoreferente, cioè non è che è una volontà che è proiettata a vincere una guerra, a costruire uno Stato, a creare una famiglia, a creare un elemento di quello che Hegel chiamava lo spirito oggettivo, cioè non è proiettata all'esterno, non è proiettata alla realizzazione, ma è chiusa in se stessa, cioè è ottusamente tendente a perpetuare se stessa. Quindi non ha una finalità, non ha una proiezione, ma è un circolo vizioso che ricade su se stesso. Io ringrazio di essere venuti qua. Tra il 17 febbraio continuiamo il percorso del razionalismo con Kierkegaard. Quindi grazie per l'attenzione, ci vediamo la mia piacere. Voglio dare agli insegnanti, purtroppo c'è un po' di libretti, ma per i colleghi insegnanti voglio dare